è detto che Kublai Khan creda tutto quel che dice Marco Polo quando gli descrive le città che ha visitato durante i suoi viaggi come ambasciatore, però l'imperatore dei Tartari continua ad ascoltarlo con più curiosità e attenzione che ogni altro suo ambasciatore. A Maurilia il viaggiatore è invitato a visitare la città e nello stesso tempo a osservare certe vecchie cartoline illustrate. Guardando dentro ad ogni sfera, si vede una città azzurra, che è il modello di un'altra Fedora. Sono queste, infatti, le forme che la città avrebbe potuto prendere. Le cataste si innalzano, si stratificano, si espandono su un perimetro sempre più vasto. Più il tempo passa, più Leonia diventa tecnologica e così nuovi materiali più resistenti si fanno spazio negli immondezzai. La spazzatura migliora, resiste al tempo, alle intemperie, alle combustioni, alle fermentazioni. Diventa una fortezza di rimasugli indistruttibile che circonda Leonia, la sovrasta da ogni lato come una corona di montagne. Ho capito, Marco. Tutte queste città non esistono, non sono mai esistite e certamente mai esisteranno. Ma perché mi racconti queste favole consolanti? So bene che il mio impero marcisce come un cadavere nella palude. Ma perché menti a me, l'imperatore dei Tartari, straniero? Il suo impero è malato, ma ciò che è peggio è che cerca di assuefarsi alle sue piaghe. Il fine delle mie esplorazioni, però, è questo. Scrutando ancora le tracce di felicità che si intravedono, io ne misuro la penuria. Se vuoi davvero scoprire quanto buio ha intorno, devi aguzzare lo sguardo sulle fioche luci lontane. Il mio dovere, perciò, è mostrarti quelle luci. C'è sempre una luce in ogni città. Possono essere memorie, persone oppure segni. Abbracciate quelle luci. È da lì che possiamo costruire il futuro. Qual è la tua luce? La luce da cui costruire una nuova città?